era presente stamattina avrà notato una certa, diciamo, una determinata emozione non indifferente, perché effettivamente essere, insomma, partire da un posto e ritornare in questo posto in una situazione completamente diversa, insomma, è sempre una cosa emozionante. Io sono partito dalla Versilia, da Reggio, da Cinquale, insomma, queste sono sempre state le mie zone. Io poi qui lavoravo al cantiere della Valle di Viareggio, stamattina ho rivisto il mio ex datore di lavoro, è stata un'emozione fantastica. Ho ricordato la mattina presto quando si sentiva l'odore della Salov mentre andavo verso il Secchi a lavorare. O de Salov, e mi sono sempre chiesto come mai non vedevo neanche una nocciola d'oliva a terra, mai, da che parte veniva quest'olio, no? C'è sempre una domanda che ancora. E quindi insomma andava, e lì sono nati i miei primi sogni, mentre ero lì che imparavo a fare elettricista, ma come ho detto stamani, forse non sarebbe mai partita una nave se fosse stato per me dal porto di Viareggio. Ho imparato insomma piano piano a fare un mestiere, ma che sapevo benissimo non sarebbe servito a nulla, perché poi nella mia testa c'era già il sogno, no? Il sogno di fare questo, di lavorare nel mondo dello spettacolo. Ancora non sapevo cosa volessi fare veramente, però già avevo la testa da un'altra parte, per questo ero un po' distratto sul lavoro. Quindi essere ritornare a Viareggio, dove venivo al mercatino, dove ho trovato amici in passeggiata, dove abbiamo cominciato con Leonardo e con Pieraccioni e con Carlo a fare le prime vernici fresche qui alla Bussola, insomma, ritrovare Aria Fresca dopo, insomma, ritrovare anche il Pasquinucci, io e con lui abbiamo lavorato alla radio, Radio Babilonia, lì sono nate molte cose, abbiamo fatto una manifestazione che secondo me invece poteva essere anche portata avanti nel tempo, non so se poi l'avete portato avanti per molto, però Remo, un regalo da Viareggio era una manifestazione che abbiamo ideato con la Radio Babilonia, e dove ha avuto praticamente il debutto di Panariello come Renato Zero. Lo ricordo. Sì, e fu una cosa impressionante, perché i vestiti da Renato Zero, cioè io avevo fatto l'imitazione sua per pochi amici, non l'avevo mai fatta così. E allora si fece trapelare l'informazione che forse sarebbe venuto Renato Zero, eccetera, eccetera. Poi fu subito detto che non era vero, perché insomma si creava il panico, c'era gente che chiamava da tutta Italia che voleva venire, e quando però quella sera col Palasport pieno, io vestito da Renato Zero, me l'ho messo addosso, sai quegli affari che si mettono sull'albero di Natale, le lucine, no? Tutto illuminato, eccetera, io ricordo come una mandria di bufali, perché la gente era tutta sugli spalti, e improvvisamente tutti, ti ricordi, che veniva giù tutta la gente per venire sotto il palco, io scortato dalla polizia, insomma, fu un'esperienza straordinaria. Quindi questi ricordi legati naturalmente poi a Gistino, insomma, l'altro mio amico che è qui presente, grande cantante, anche se canto meglio io di lui, ma insomma, le canzonette che venivo a vedere, perché sentivo anche il rumore del palcoscenico, insomma, c'era un legame particolare, venivamo al cinema, perché insomma, tutti i personaggi che sono nati a Cinquale, Merigo, Mario il Bagnino, questi qua, sono forse voi non lo sapete questo particolare, ma sono grazie a Viareggio in qualche modo, perché? Perché siccome non avevamo la macchina, io poi ce l'avevo, dovevo sempre raccattare uno che mi portasse al cinema a Viareggio, perché le prime visioni erano qua a Viareggio. Allora, non è che tutte le sere trovavo qualcuno che ci portava al cinema, allora si stava molte volte al bar, e al bar la sera, a Cinquale, non è che c'è tanta roba, no? Io dico sempre, chi ha scritto la canzone come Triste Venezia non ha mai visto il Cinquale. Stavamo al bar la sera, arrivavano questi personaggi, io li guardavo, li studiavo, e poi sono diventati quelli che poi mi hanno aiutato nella mia carriera. Ecco, fra tutti quelli che hai creato, che hai inventato, qual è quello a cui sei più affezionato? Mario Bagnino. Sì, poi sai, Lello Splendido è stato il primo personaggio che ho fatto, il PR, che, insomma, poi, tra l'altro il PR, lo devo essere sincero, è il personaggio che amo meno di quello che faccio io, però dovunque vado in Sicilia, minchia, Panariello, si vede il marsupio, ma non è è piaciuto di più. Però Mario Bagnino è quella parte di Versilia che c'ho dentro, è il salmastro che si è depositato dentro lo stomaco e nel cuore. Certo. Quali sono i tuoi prossimi impegni? Guarda, ora io sto lavorando allo spettacolo autonomo, cioè chi fa la televisione dopo deve cambiare tutto, perché noi abbiamo questo problema, noi che si fa questo mestiere. Ogni volta che poi portiamo il prodotto in televisione, lo facciamo vedere a tanta gente, finito il programma, devo ritornare in teatro, e quindi ho bisogno di ricostruire altri personaggi. Mi sto
basando soprattutto lo spettacolo nuovo su questo personaggio che è il Vaia, che mi sta dando tanta soddisfazione. Ma Vaia, 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 io pensavo, cittadinanza plurale di Careggio, pensavo, curando loro, dico, ma vuoi vedere che arrivo lì domani e mi fa, Vaia, ma Vaia, Vaia. Spettacolo tutto nuovo, lo porteremo il 30 novembre, se non sbaglio, a Firenze, al Mandela Forum, poi faremo anche le altre città qui, eccetera, eccetera, Livorno, eccetera, e lo spettacolo si chiama In Mezzo a Voi. Senti Giorgio, però stai attento a quello che rispondi, perché qui abbiamo Arnaldo Galli, potrebbe essere molto, molto severo con te. Se tu fossi un carrista, Giorgio, sì, che carro realizzeresti e che tipo di soggetto? Ti posso levare sui spazi? Sì. Allora, io questo coriandolo d'oro che mi avete dato a me mi ha riempito l'anima e il cuore, perché voi non avete idea di quanto, come si dice a Roma, ho rosicato quando avete fatto il carro a Pieraccioni. Io allora io resto a un carro fate Naomo, fate un carro di Naomo, capito? Perché verrà con i suoi elicotteri, capito? Potete fare gli elicotteri, potete fare le sardine tutte vestite, capito? No, ora io ovviamente sto scherzando, non so, adesso poi ovviamente non c'è, sono tanti poi, però Monti, io credo che farete lo spread, la Merkel, insomma questi qua, il Grillo penso che sia un altro che potrebbe essere abbastanza... Come comico sicuramente. Sì, sì, ecco, voglio dire, potrebbe essere, però voglio dire, con invece, visto che c'è il maestro, così si deve dire, di Galli, da quanti anni c'è il Carnevale di Viareggio? 139. 139, pensate, il Galli ha fatto il primo carro del Carnevale e sembra ancora un ragazzino. Rimani ancora così. Volevo concludere perché a proposito di Galli, insomma, io già dovevo farlo quest'anno, ma poi non è stato possibile farlo per tanti impegni, poi è venuta fuori la televisione, eccetera. Però nei nostri progetti, nei miei progetti c'è quello che sto scrivendo un altro film, dopo aver fatto Bagnomaria tanto tempo fa, poi aver lavorato per altri nel cinema, mi sono divertito insieme al collega Walter Santino, che non vi voglio far vedere ora perché quei pantaloni corti si può guardare, ma mi daranno tra poco anche la cittadinanza dei Torri del Lago, durante il Gay Pride gli verrà dato licenza. Ma a parte questo, insomma, stiamo scrivendo con lui questo film, abbiamo già puntato 10 episodi e c'è appunto nella storia, ci sono anche delle scene che noi vorremmo girare, perché secondo me è un mondo meraviglioso, all'interno, mentre stanno preparando, fintamente ovviamente preparando i carri del Carnevale, quindi alla Cittadella, e vorrei che ci fosse anche un personaggio a cui io mi rivolgo perché mi deve dare un consiglio, un uomo che ha visto il mondo, che ha girato il mondo, come poi ha fatto il maestro, e che conosce tante realtà, perché insomma girando il mondo promozionando i suoi carri mi insegna la vita, diventa quasi il saggio che mi spiega come bisogna fare. Tra l'altro è grandissimo donnaiolo, non so se Galli è stato o è ancora così, ma non lo so, però nel mio immaginario immaginavo appunto un Galli che poi sarà interpretato da Giorgio Albertazzi, quindi mi piaceva condividere questa idea che ho, e spero che naturalmente Viareggio mi dia, come ho già detto al sindaco, l'ho tranquillizzato perché come ho parlato di film e lui, oddio, ora ferma la passeggiata, ora leva quegli alberghi, mi tocca a Mattia, era già, l'ho visto sbiancare. E invece no, lo faremo fra settembre e ottobre, quindi è anche perfetto, anche come possibilità di accoglienza, eccetera. Bene Giorgio, senti, per concludere, che cosa avrebbe detto Renato Zero al termine di una manifestazione come questa? Tesoro, questa è una cosa che ti meriti dal profondo del cuore, perché... Con questo viene bene. A proposito di Renato, è proprio, visto che parliamo di vernice fresca, d'aria fresca, un aneddoto, una cosa che dopo a distanza di tempo io poi ho conosciuto veramente Renato Zero, no? Io poi stamattina vorrei raccontare l'episodio, magari qualcuno di voi l'ha già sentito, non lo so, però è una cosa che riguarda Viareggio, che è una esperienza, sì, c'è, ecco, una cosa meravigliosa. Noi
io mi piaceva vestirmi da Renato Zero perché gli somigliavo molto, e la prima volta che mi scoprì questa cosa ero da Beppino il Paduletto. Allora c'era, sì, cioè, noi eravamo lì come sorcini a dormire nelle tende, insomma così, perché lui era la bustola. Allora mi scoprirono questa somiglianza, io cominciai a vestirmi come lui, e a agosto una volta con un mio amico Bonalfitta si decise, io vestito da Renato Zero, di andare a fare uno scherzo alla Robertona, che aveva quella del flashback, che aveva il negozio in passe, qui in piazza Mazzini. Allora tutti pronti con questa alfetta, eravamo 5 a bordo, io tutto vestito con la parrucca, il cappello di sbattiamo, c'entro questo costume d'agosto, non per carnevale, d'agosto, con la parrucca tutta così tutto, si va davanti al negozio e io con la voce di Renato, a Robè, vieni un attimo lì che ti voglio salutare, poi me ne vado, vieni un attimo, lui, esce fuori, e noi per fare lo scherzo si sgomma e si scappa in piazza Mazzini d'agosto, ci ferma la polizia, come abbiamo scontato dietro un pullman, c'era la piazza piena di pullman, piena, come hanno visto che era Renato Zero e che la polizia l'aveva fermato, la gente si cominciò a incazzare e cominciò a dire lasciatelo stare, oh maledetti, lasciatelo stare Renato, così tutta gente così, il poliziotto guarda dentro la macchina e fa, Renato Zero scendi vai, e io tesoro scusa ma se scendo, e questo Renato Zero scendi dai dalla macchina, scendi via amore, ma se scendi da quella macchina e metti le mani sul cofano, levati la parrucca, così io che sudavo, no, già il costume di raso peso e poi tu sudato, e gli dicevo guardi non mi faccio fare queste figure, scendi dalla macchina, e io scusi ci può andare un po' più avanti, lasciatelo stare, oh maledetti, mi dicevano di tutte queste cose, insomma alla fine scendo dalla macchina, pensate che figura che ho fatto, in piena piazza Mazzini d'Agosto, mi levo la parrucca, lì c'è stato un silenzio interminabile, interminabile, in quel silenzio mi ricorderò sempre questa voce da lontano, ma... un altro episodio che riguarda sempre l'Alessia, che noi facevamo qui Leonardo Pieraccioni un giorno mi chiama e fa, senti, ma proprio agli inizi, no? Leonardo ancora non aveva fatto ancora niente al cinema, lavorava per DJ Television, dice, senti, facciamo una finta intervista, ti vesti da Renato Zero e facciamo credere a tutti che sei Renato Zero vero. Addirittura quando portò il filmato a Cecchetto che era il direttore, lo mandò pensando che era Renato Zero, se ne accorse dopo. Allora, che succede? Che prendiamo un risciò e cominciamo a fare la passeggiata. E lui mi intervistava. Renato Zero, a distanza di anni, poi fortunatamente siamo diventati amici, una volta mi disse, Anni, molto devo raccontare sta cosa. Io stavo a Viareggio e accendo una di queste televisioni locali. Vedo sta cosa, chiamo mio fratello e gli fa, ciao, a Gianpiè, ma quando cazzo avremmo fatta sta intervista? Allora, la consegna dei premi a Giorgio Panariello non sono ancora finiti, ma la cosa più bella è che quello che ti verrà consegnato ora da Burlamacco e Ondina porta intanto la firma del nostro Arnaldo Galli, che sarà uno dei tuoi protagonisti in questo film. E Arnaldo Galli ci tiene in modo particolare a sottolineare, io l'ho fatto, ma te lo dono a nome di tutta la città di Viareggio che ama il carnevale. Tecnico, c'è una Jaguar nera fuori e una Vespa che...
che stanno bloccando il traffico del pullman. Attenzione, perché sennò la portano via. Allora, ancora un altro premio. Ci manca, porti via la macchina col sindaco dentro. Ancora un altro premio per Giorgio, a consegnarglielo il presidente della Fondazione Carnevale, ed è il premio Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dei Carnevali di Viareggio. Da oggi sarà il portavoce ufficiale del mondo di Burlamacca e Urbina. Anche Undine è compresa nel pacco, certo. Solo per occhi però, eh. Ancora questo, la rivista ufficiale dei carnevali di quest'anno, e una nuova rivista, Versilia Weekend, una guida al tempo libero che è stata appena edita e pubblicata. Allora, ora c'è un altro momento importante mentre i colleghi stanno realizzando le foto, che è quello... che è quello della visione in anteprima, e mi sposto anch'io perché lo vorrei vedere, del manifesto ufficiale del Carnevale 2013. Allora pregherei Burlamacco e Ondina